finalmente la sua canzone, perché a quest'ora eccezionalmente cucina la zia Cri con un dolce. Ci chiudiamo. Facciamo con un dolce. Un semifreddo al caffè. Un semifreddo al semplice che si può fare in casa, quindi guarda, gli ingredienti sono della panna montata, del mascarpone, del latte condensato, caffè in polvere e caffè espresso. Okay. E del cioccolato. Che noi abbiamo, già. Intanto io ho già fatto sciogliere, quindi cioccolato fondente. Lo sai che l'altro giorno Maella ha fatto la, diciamo, la crema di nocciola, sì, fatta in casa, e mi ha chiesto solo che cos'è mamma il bagnomaria? Ecco, il bagnomaria è questo. Cioè sotto la pentolina, la cosa, e piano piano. Importante si che l'acqua sotto non deve bollire mai, deve essere una temperatura dolce, quindi non deve mai arrivare a ebollizione. In questo caso, perché il cioccolato, se ha una temperatura troppo alta, a un certo punto si può aggregare. Non deve brucia, mai bollire. Non deve, e l'ha fatta, Ma ci credo, lei fa tutto perché... Assurda, ma l'ha fatta. Quanta ne ha fatta? Un barattolo così. Gli amici qua non... L'hai assaggiata? L'ho anche assaggiata, era buona, perché buona. Siccome mi rifiuto di comprarle perché lei ne mangia a quintalate... E allora lei la fa da sola. La fa da sola. Allora, intanto che il nostro cioccolato a bagnomaria si finisce, no, lo diciamo perché magari qualche giovane non sa che cos'è il bagnomaria. Sì, lo spiego. Allora... Qui con la panna che cominciamo a montare e con latte condensato. Il latte condensato vado a sciogliere all'interno del latte condensato del caffè espresso che è dentro, oppure puoi usare anche quello, c'è cioè sia lì che nella moka, e anche due cucchiaini di caffè in polvere, quindi potete usare quello solubile ma va benissimo anche il caffè. Quello che si usa per fare la moka è caffè, sì, macinato, esatto, quindi dà un gusto più intenso. E io ho solo la moka a casa, quindi. Quindi va benissimo, senza magari, perché poi magari non si usa. E lo facciamo sciogliere e mettiamo qui anche il mascarpone. Eccolo qua. Questo Vado. È il mascarpone? Sì, sì. Vado. Mascarpone. Aspetta che prendo una... Ti passo questo. Grazie, ti aiuto. E nel frattempo che... monta la panna che andrà aggiunta in questo composto. Quindi questa è una base del semifreddo che abbiamo aromatizzato al caffè, ma potremmo aromatizzarlo o lasciarlo anche neutro, certo, al gusto, diciamo, vaniglia. E devo solo aspettare. Nel frattempo che, panna... che questa monta, prepariamo... Hai messo, per ripetere, latte condensato, una tazzina di caffè, il mascarpone... E il caffè il caffè polvere, in polvere. In polvere, giusto. Quindi ecco. Tutto questo. Abbiamo sciolto il cioccolato al latte o fondente? Questo è fondente. Fondente perché... Il caffè, avendo, se no... Certo. Ma anche perché avendo usato il latte condensato, che è la parte di zucchero. È vero, che dopo diventa troppo dolce se usassimo anche il latte. Oltre a dare la parte di zucchero, serve quando andiamo a congelare, perché ha un potere anticongelante in questo caso. È vero. E a questo punto, siccome io voglio fare un semifreddo con delle sfoglie di cioccolato, invece di aggiungere il cioccolato a pezzi, questo cioccolato fuso... Non scotta? No, non scotta. No. Ok. Questo è un colpaccio. Questo è un colpaccio, hai visto? Adesso lei lo versa, guardate. Allora, mettiamo un po' di cioccolato... Sulla carta forno. Sulla carta forno, lei... lo allargo. Vorrei essere quel foglio di carta forno. immagino. E lo allarghiamo con l'aiuto anche di un mattarello. E lo mettiamo... Un po' la Johnny Depp, capito? Sì, cioccolato. Cioccolato. Bellissimo. Ecco qua. Lo mettiamo in freezer. Per shock termico, sì, oltre al fatto di rapprendere subito, lo possiamo lavorare. Io ne ho uno pronto e ti faccio vedere come. Vedi? Che bella idea. Se aumenti un attimo la velocità. Sì, vado, la panna. Andiamo alla panna, vado, posso andare con la panna? Vai, vai. Vadi, contessa, ma un po' più. Forse esagerato. A destra. Contessa. Comunque, io apprezzo questa ricetta di semifreddo perché poteva tranquillamente omettere il mascarpone, fare come al solito la meringa in italiana. Invece, invece ha voluto proprio tributarmi. Cioè, la io apprezzo tantissimo questa. Comunque. Secondo me, te, i produttori di panna, non darti la medaglia perché scusami. Ma no, perché non. L'hai. Non è stata ancora percepita questa evoluzione. Okay. Cioè, sai no, che... secondo me piano piano. Sai che le rivoluzioni non si fanno... Cioè, no, si, devono si fanno piano un po' alla piano, volta. Allora, un'altra parte di cioccolata la vado a mettere sulla base di uno stampo che abbiamo rivestito con un po' di carta. Vedi, metto così la base. Così.
qui ho le mie sfoglie di cioccolato. Che tu hai già anche tagliato. Che qui vedo. Alcune sono tagliate, altre no, così facciamo vedere che è molto semplice. Con un... qui basta, perché altrimenti diventa... straccia, attenzione. Straccia. Questo qui, così da congelato, guarda, anche vedi, se si rompe va bene. Niente, però viene, succede, si stacca. Però vedi, rimane sottile, bello croccante, facciamo proprio una sfoglia. A questo punto, li mettiamo qua, abbiamo naturalmente col cioccolato... Vabbè, sporcato dappertutto e quindi... Facciamo... Ma poi, dopo c'è chi ama poi vedi, pulire il cioccolato. Vedi, in questo caso, perdona, continuo a insistere, se noi avessimo avuto una pezzolina bagnata e poi passato la carta assorbente, era perfetto, no? Spugna! Spugna, una spugna! Vogliamo le spugna! Spugna! Dai, buttiamo allora dentro il nostro composto piano piano nella panna. Così. Vedi, tanto è bella montata, quindi non... Poi la riverso qua così, vedi? La manipolo meno, se puoi girare un attimo mentre sì, certo, verso. Perché questo è il nostro semifreddo che di per sé è velocissimo. È velocissimo, no? Perché abbiamo montato la panna, abbiamo fatto questo mischio tra il latte condensato e il caffè, sia solubile, espresso che in polvere. In polvere. Grazie. Prego. E il mascarpone, punto, è l'unica cosa che abbiamo messo, giusto? Sì, in più? Sì. Ecco qua, a questo punto andiamo a stratificare il nostro semifreddo. Guarda che bello, scusami. Quindi, sotto abbiamo messo il cioccolato quello umido, quello... Quello fuso, sciolto. Quello sciolto, ecco. Che naturalmente rapprenderà, perché quando si scioglie il cioccolato e gli diamo uno shock termico, cioè lo mettiamo nel freezer, non abbiamo bisogno di temperarlo, perché altrimenti il cioccolato c'ha tutto un procedimento, esatto, lungo che a casa rimane difficile. E a questo punto prendiamo le nostre sfoglie e le mettiamo fra uno strato e l'altro. Ecco qua. Sento già il cricco. Che vuoi? Ma hai visto che cos'è? Quindi lei ha messo sotto il gelato, diciamo, sciolto. Sciolto e naturalmente rapprende. Esatto. E anche se si rompe, guarda, anche se è rotto, lo vado a ricomporre perché poi vado a servirlo a fette. Questa è anche un'idea per fare, possono venire in mente tantissimi dolci da fare con queste sfoglie di cioccolato. Ma anche per mangiarlo così. Anche per mangiarlo così. Tutti. Guarda. Anche quello che rimane sul tavolo poi viene mangiato, non solo quello che il vedete. Il cioccolato, siccome è prezioso, va recuperato poi tutto. Lavorando su un piano ben pulito, non si elimina mai niente, viene recuperato completamente. A questo punto lo mettiamo in freezer 2-3 ore minimo. In freezer, mi raccomando. Freezer, nel forno. Oppure può essere anche preparato il giorno prima, per il giorno dopo. E il latte condensato ha lo stesso principio che ci ha insegnato, sì, un po' Massimiliano, cioè, sì, un addensante, mascotte. Addensante, ma nello stesso tempo non, esatto, essendo molto ricco di zucchero, lo zucchero non congela mai. Perfetto. Allora, posso anche chiudere, oppure queste le possiamo tenere da decorare. Andiamo a chiudere, abbiamo messo vedete la carta, la quindi tende proprio a proteggere. E adesso prendiamo il nostro prodotto già congelato che quanto abbiamo fatto ieri. Quanto hai detto ieri. Deve stare? Minimo 2-3 ore, direi. Vabbè, anche se è una crema molto buona da mangiare così. Ah, certo. Quindi quella che è avanzata lì si può... Sì, si la può assaggiare. Qui non ci sono limiti. Non ci sono limiti. Oramai è appurato. Allora, e la zia Cri naturalmente lo prende. Ecco, di lei è abituata a fare tutto da sola, quindi neanche, ecco. Quindi, perché non è mica finita qui? No, vedo della panna montata, Lorenzo. Allora, giusto per renderlo più piacevole, no? Nel senso, nell'insieme. È bello freddo, allora, è un semifreddo, quindi è freddo. Uno. Guarda che guarda, bello, vedi, vedete che sotto il cioccolato fuso che abbiamo messo rimane lì. E naturalmente bisogna completarlo questo punto. Mettiamo una robetta di panna. Vedi? E andiamo magari con qualche chicco di caffè, qualche meringa qui. E per chiudere fantasia, il pasto, questo è... Poi è fresco, adesso si ha voglia anche di cose... Poi si può preparare prima, una cosa che aiuta a casa, no? Molte volte non si ha tempo di fare tutto all'ultimo minuto. Vedete, il caffè si vede perché ha questo colore un po', sì, un po' beige. Marroncino. Un po' marroncino. E anche un po' di meringhette. Brava, zia Cri! E questo semifreddo al caffè
è pronto, ci mettiamo anche le un po' di cioccolato. E devo dire che è un veramente un bellissimo piatto. Grazie zia Cri.